trovata Flavia. Grazie, buongiorno. Insomma, con Giacomo ci chiedevamo di che fiore parliamo oggi, quale sarà il fiore, il messaggio che vogliamo mandare, e vediamo un po' cosa ci dici, Flavia. Allora, oggi parliamo del dianthus, che forse qualcuno che riconoscerà nel fiore del garofano. Il garofano, ecco, più comunemente noto come garofano. Il dianthus è un fiore, il garofano è un fiore che ha delle origini antichissime, uno forse dei fiori più antichi che abbiamo, diciamo, a livello storico, che ritroviamo, e quindi ha anche molti significati che si sono susseguiti nell'ambito del tempo, insomma negli anni e nei secoli, e poi ovviamente a secondo delle regioni e degli stati del mondo in cui lo andiamo a trovare, perché si trova un po' dappertutto. Ah, ecco, quindi un po' in tutto il mondo. E non so, c'è differenza di significato da regione a regione, o da, non so, ad esempio l'Italia rispetto a un altro paese? Allora, in generale, diciamo, il fiore del garofano come significato ha quello di amore fedele, in generale, amore devoto. Poi, a secondo delle tipologie del fiore, abbiamo tutta una serie di sottosignificati che poi ne danno chiaramente il senso nel caso dell'omaggio, del regalo. Certo, anche perché ci sono tanti colori, no, dei garofani. Io ad esempio qua vediamo quello color lilla, viola, ma non so, mi ricordo quello rosso, quello bianco. Allora, il colore, diciamo, intanto possiamo dividere tranquillamente tra i garofani che hanno un colore, diciamo, a tinta unita, come quelli che ho portato qua, sì, ad esempio, che troviamo sul tavolo, e dei garofani che invece hanno il petalo striato o comunque un petalo rigato, quindi bicolore. Perché nel primo caso, diciamo, indicano hanno un significato positivo, una risposta positiva magari a una domanda d'amore, magari si regalano in attesa di un esito chiaramente buono. Nel caso invece di quello rigato, di quello, diciamo, striato, è il contrario, quindi una risposta negativa, un'indecisione, un rifiuto, quindi bisogna stare attenti già sulla tipologia che si regala. Poi, a secondo dei colori, andiamo poi a vedere i vari significati, quindi è un fiore complesso. Certo. Allora, mi raccomando, prendete appunti. Prima cosa, colore, insomma, di un solo colore o striato, già quella fa la differenza. Ma oggi andremo a scoprire anche tutti gli altri significati. Non, ad esempio, prima parlavamo del garofano rosso, del garofano bianco. Quello bianco, ad esempio, che significa? Se uno volesse regalare un garofano bianco? Allora, il garofano bianco indica un amore fedele, quindi comunque un messaggio positivo, esatto. Bene. Poi, sempre in termini di amore, ovviamente abbiamo il rosso, che in generale su tutti i fiori indica l'amore, e nel garofano un amore passionale, un amore forte, ardente. E poi andiamo invece su tonalità comuni come il rosa, che ha un significato molto più tenero, di un sentimento d'affetto, e si associa anche all'affetto materno, quindi un sentimento, insomma, dolce, delicato. E poi abbiamo il verde, che comunque è sempre benaugurante di buona fortuna, perché il verde si sa in generale come colore, diciamo, è di buon auspicio. E quindi a secondo delle varie tonalità possiamo dargli il significato più appropriato, più idoneo. Flavia, nel frattempo che tu intanto ci spieghi, no, i vari significati, i vari messaggi che possiamo mandare con questo bellissimo fiore, andiamo a fare la composizione di oggi. Allora, insomma, oggi che cosa possiamo realizzare con questo bel fiore? Allora, possiamo realizzare composizioni di tutti i tipi, dai classici centri tavola ai mazzi di fiori con tonalità miste, quindi con significati più complessi, a quello che oggi vi propongo, che è una sorta di alberello. Io qua ho portato, e questo lo facciamo vedere in diretta come si assembla, ho portato una composizione su due piani, uno sopra l'altro, che vuole un po' ricordare i classici alberelli di verde, quelli potati con forma geometrica, e noi oggi andiamo a rifare una di queste piccole composizioni, dando degli spunti anche in alternativa con delle candele, useremo della frutta, quindi vediamo insieme ci svizzeremo insieme, insomma. Ma è difficile farlo, Flavio? No, io propongo sempre cose che chiunque, diciamo, dovrebbe essere in grado di poter rifare a casa. Chiaramente ci vuole sempre pazienza. Benissimo. Su questi lavori non è richiesto molto altro. Allora, io per questo lavoro ho portato un vasetto dalla forma slanciata, perché è un alberello, sì, ma senza tronco, quindi certo, lo montiamo direttamente sul nostro contenitore, e all'interno del contenitore ho già collocato della spugna, in questo caso della bagnata. Spugna bagnata, non perché serva per i nostri fiori, ma per dare pesantezza e quindi sostegno alla nostra stabilità composizione. Anche poi sono sostanzialmente degli avanzi, quindi posso andare a utilizzare dei pezzi di spugna che sono rimasti da altre composizioni. Certo, non c'è non bisogno che ci di rendere una forma specifica. Assolutamente. Meglio così, noi sempre all'insegna del risparmio, non buttiamo ma via assolutamente nulla. Bisogna sempre riutilizzare il più possibile. La nostra spugna di oggi sarà una piccola sfera, anche questa precedentemente bagnata per immersione, come sempre. E poi andiamo in questo caso a utilizzare questi garofani sulle tonalità del lilla, e creiamo una composizione da abbinare poi a quella che ho già portato. Posso dire che questo vaso è già con tutto
tutti questi garofani rosa e lilla sono già bellissimi di per sé, però sicuramente adesso Flavia ci aiuterà insomma ad abbellirla ancora di più, a dargli una nuova vita. Però Flavia, prima di andare ad iniziare la composizione, sì, insieme, dobbiamo ricordare che Flavia fa anche dei corsi, no? per imparare, per insegnarci a tutti quanti a fare queste belle composizioni e per saperne di più, per poterla anche contattare, oltre che chiamarci il nostro numero verde, anzi ve lo ricordo, 822 88 96, che è gratuito anche per i cellulari. Flavia è qui già pronta a rispondere alle vostre domande. Nel frattempo io passerei la parola a Giacomo, Flavia, in modo tale così ci può ricordare anche il tuo sito internet. Come Giacomo, no, intanto che voi iniziate, insomma, io peraltro ogni volta sono incantato a vedere sia i fiori, a scoprire i significati dei fiori, a scoprire anche i colori dei fiori. Beh, il garofano verde proprio non sapevo neanche che esistesse, per dire, ma anche appunto a vedere come si compongono, come diventano ancora più belli. Allora, carta e penna, www.daisyflowers.it, Daisy proprio come la margheritina e flowers come i fiori che abbelliscono le nostre giornate. E parlavate appunto dei corsi, si possono sfogliare proprio in questo sito i corsi che è possibile fare, ma andiamo proprio a vedere ad esempio sul calendario a ottobre che cosa sarebbe possibile fare appunto con Flavia, e ci sono proprio i colori dell'autunno fra le lezioni monotematiche, perché ricordiamo che ci sono anche lezioni appunto con un tema, e sono proprio i colori dell'autunno, una lezione che anzi ci sarà prossimamente durante questa settimana. Ovviamente potete trovare i contatti di Daisy Flowers, di questa scuola di fiori, nella sezione contatti www.daisyflowers.it. E allora i modi per poterti raggiungere ce l'abbiamo, e adesso noi andiamo a iniziare la nostra composizione. A proposito, che tipo di fiore è? In che stagioni ci sono delle stagioni più specifiche per poterlo trovare? Non so. Ma questo è un fiore, è un fiore, no, diciamo, mediamente disponibile tutto l'anno. È un fiore di lunga durata, quindi una volta che lo si acquista e lo si tiene in casa ci fa compagnia per diversi giorni, insomma. E oltretutto anche in spugna, quindi anche in composizione, dove notoriamente i fiori durano un pochino meno, in realtà ha una resa, diciamo, ottima, perché la composizione può durare diverse. Buona a sapersi. Io inizierei, e qua chiedo il tuo aiuto, a recidere i garofani, un po' come è stato fatto anche in una scorsa puntata con i crisantemi. Li tagliamo un pochino corti. Ok, il taglio deve essere obliquo. Allora, il taglio deve essere obliquo. Con l'occasione magari possiamo dare un aiuto, diciamo, a chi è a casa per farli durare di più in vaso. Sì, bravissima. Perché normalmente, diciamo, è abbastanza noto che i gambi vanno tagliati in diagonale di tutti i fiori in generale. Quindi anche per il garofano, diciamo, non si fa eccezione. L'unica particolarità è che il garofano presenta un gambo nodoso. Sì. Quindi ha questi punti, diciamo, distanziati. Un po' la rosa, non ce l'ha anche un po' la rosa, no, queste cose? No, vabbè, io lo dico, non ci capisco. La rosa ha un gambo liscio, diciamo. No, poi sai come mi confondo io con le spine delle rose? Esatto, no, quelle sono piccole bottonature, si chiamano piccole infiorescenze. Perfetto. E le spine, ma non c'entra nulla. E sono un'altra cosa quella. Esatto, qui invece abbiamo proprio dei nodi. Cioè dei rigonfiamenti in maniera abbastanza ritmica sullo stelo, e questi praticamente creano una specie di groviglio, cioè una specie di punto di difficoltà per il fiore per tirare su le sostanze di nutrimento. Quindi quando noi andiamo a recidere il gambo, sostanzialmente il fiore ha un istinto di suzione immediato, quindi tira su le sostanze nutritive, ma se il taglio viene fatto a ridosso del nodo trova un intoppo in pratica. Certo. Quindi con più difficoltà le sostanze arrivano poi al fiore. Cerchiamo quindi di farlo un po' distanziato. Quindi fintanto che abbiamo spazio ci teniamo con il taglio normale. Quando arriviamo a ridosso del nodo bisogna scavallarlo. Ah, ok. Quindi perfetto, Andiamo direttamente su. Con questo sistema sicuramente il nostro fiore in acqua durerà più a lungo. Quindi questo è un piccolo suggerimento che, insomma, chiunque può chiaramente adottare. Tu sicura che vuoi il mio aiuto, eh? Io sì. Sei sicura? Perfetto. Ha detto. Allora, io spero di non rovinare nessun fiore. Tagliamo un po' di fiori, ci prepariamo il materiale. Come buon uso conviene sempre prepararsi prima un po' di materiale e poi iniziare a montare la composizione. Perfetto. No, puoi tagliare direttamente qua. Corto, direttamente le teste. Quanto spazio devo lasciare più o meno? Poco. Lo devo far corto? C'è il nodo, esatto. Okay, una volta preparato andiamo a montare la nostra sfera. Perfetto. Ce l'ho fatta, sono soddisfazioni, scusateci. Allora, iniziamo a montare la nostra sfera partendo dal centro, mettiamo il primo elemento. Sì. Io adesso non tengo conto di un ordine in termini di colore, perché queste sono due tonalità che si amalgamano bene molto tra di loro, ben, quindi certo, posso anche inserirli, esatto, mettendoli in maniera in ordine sparso. L'importante chiaramente è andare a ricreare una rotondità. Tanto ne prendo degli altri. Sì, ne servono un po'. Aspetta, tiriamoceli direttamente perfetto sul tavolo, così.
per questo lavoro effettivamente è richiesto un discreto numero di fiori, però poi il risultato, ripeto, è gradevole e soprattutto dura tanto, quindi vale la pena magari montare una confezione così e sfruttarsela per diversi giorni. Io intanto cerco. Allora, avendo la base sferica, non ho bisogno di seguire uno schema troppo, diciamo, certo, specifico, basta seguire la rotondità, la linea della spugna. Diciamo, quindi è anche più semplice da realizzare. Esatto. Diciamo che fino a qui, siccome ci sto riuscendo anch'io, ecco, in questo caso io adesso ho un problema, perché in questo garofano c'è un nodino vicino, che faccio? Lo faccio a togliere? Prima? Sì, no, lo andiamo semplicemente a levare o con un coltellino, in questo caso con le mani, e andiamo a recidere. Allora, taglio qui. Esatto. Sopra. Ok. Grazie, sì, maestra. Prego. Se rimane qualche spazio vuoto, non ci preoccupiamo, perché dopo andiamo comunque a inserire degli elementi di riempimento che poi saranno le nostre piccole mele o delle bacche o quello che avremo scelto per completare il lavoro. Perfetto. Io mi avvalgo del tuo aiuto, nel frattempo taglio anch'io. Io devo dire che è anche divertente, sapete? Ah, pure degli effetti terapeutici. Assolutamente. Un po' come tutti i lavori manuali, devo dire che aiutano a scaricare la tensione, rilassano. Che dici, bastano? Allora, ancora qualcuno per completare effettivamente la sfera, magari alterniamo un po' i colori. Questi qua sul tavolo bastano, ne prendo altri? Ne prendiamo qualcun altro, perché abbiamo fatto veramente soltanto un lato. Adesso io completo anche il retro per correttezza del lavoro. Come vedete è estremamente veloce il riempimento della nostra sfera. E poi diciamo che insomma è semplice, è una cosa che si può fare in famiglia anche con, non so, con i bambini. A me piace sempre immaginare, no, queste attività da svolgere anche, okay, con i più piccoli di casa. Possiamo sempre coinvolgere i nostri bambini, ovviamente le uniche accortezze da ricordare sono fare attenzione con gli strumenti, certo, di lavoro, insomma, perché ovviamente tagliamo e quindi è l'unica cosa che... Ma senti, invece tutti questi gambi che ci sono rimasti? Quelli adesso vediamo, ma li utilizzeremo, non sprechiamo nulla. Bravissima, sempre. Allora, una volta diciamo impostata la nostra sfera, l'andiamo a completare a livello estetico, adesso la mettiamo a favore di camera così si vede meglio, con delle piccole melette. Io ho portato delle mele decorative, queste ovviamente non sono, diciamo, commestibili, possono essere delle mele selvatiche che magari se avete un albero in giardino, invece di buttarle le possiamo usare per fare composizione. Dove le trovate? Dove si trovano? Allora, quelle che utilizzo io di solito sono reperibili dai grossisti che vendono materiali per fioristi o dal fiorista di fiducia, quindi le potete andare a richiedere se avete un fiorista, diciamo, vicino a casa, gliele ordinate e loro le fanno trovare. Sono molto costose? No, non sono eccessivamente costose, anche queste, essendo una mela, dura come la mela vera, quindi certo, diciamo la si può utilizzare in più contesti, in più composizioni, oppure si possono richiedere magari al vostro fruttivendolo di fiducia delle piccole mele di scarto, magari quelle che vengono scartate ai mercati generali, perché no, insomma, poi alla fine diciamo tutto è utilizzabile. Anche perché generalmente poi quelle di scarto sono proprio così piccole, quindi sì, diciamo l'effetto... Non c'è niente da mangiare più che altro, quindi non si spreca neanche nulla. Ricordiamolo, sono mele ma non sono commestibili. E nel frattempo, Flavia, io vado a prendere una telefonata che è già arrivata. La prima telefonata per la nostra Flavia è quella di Anna Maria che ci chiama da Milano. Pronta, Anna Maria? Sì, buongiorno. Vorrei un'informazione non proprio sulle composizioni, ma volevo sapere cosa devo fare. Io spesso compro una rosa da tenere in casa. Quando la compro è bella, fresca, il giorno dopo in casa incomincio subito ad appassire. Come la devo trattare? Grazie Anna Maria, beh, sono delicate le rosse. Ma grazie. Se il prodotto è fresco ed è di qualità non dovrebbe appassire il giorno dopo, insomma, è un po' evidentemente, diciamo, di base quel fiore ha già qualche giorno quando viene acquistato. Ma c'è un metodo per riconoscere quando si va dal fioraio a comprare? Il metodo più comune, là dove il fioraio ce lo fa fare, è quello di toccare leggermente il bocciolo della rosa e verificare che sia bello tosto, che sia turgido, duro, che sia duro, proprio perché se già si sente che il bocciolo è morbido vuol dire che il fiore ha qualche giorno. A volte i fiori restano chiusi perché vengono conservati in celle frigorifere, vengono, diciamo, trattati, per cui magari lo si acquista con l'idea che il fiore sia fresco e quando si arriva a casa l'escursione termica data dalla cella frigorifera crea proprio questo problema che il giorno dopo il fiore si... Diciamo, inizia a sfiorire troppo velocemente. Questa cosa non la sapevo delle rose, quindi mi raccomando, quando si vanno a comprare delle rose di qualsiasi colore sia, quindi qualsiasi messaggio voi vogliate far arrivare al destinatario di questo bel regalo, occhio, mi raccomando, a toccare il bocciolo che sia insomma tosto, come dici tu, esatto, duro, che non sia moscio, perché sennò vuol dire che la rosa non è insomma molto fresca, non è... No, e poi appunto, ripeto, se eventualmente vengono tirate dentro e fuori da queste celle frigorifere, un po' come per gli alimenti, chiaramente subiscono delle modificazioni che poi determinano l'appassimento rapido. Cosa stai aggiungendo? Allora, tanto per spezzare un po' la massa di colore dell'illa e del...